bibliotecario che è rimasto con noi fino praticamente ad adesso. Lasciamo la parola a Ignazio Pirronito, catalogatore, con cui ho avuto il piacere di avere a che fare nel master di catalogazione. Gli lascio la parola e ci parlerà dell'indicizzazione per soggetto di atti normativi. Prego, seduto in piedi, come preferisci, sì, a te la parola. Buonasera, oggi vi parlerò di qualcosa che dal titolo potrebbe sembrare un po' surreale, però è così, nel senso ciò che vi racconterò è frutto di due esperienze. Da prima, appunto, ciò che mi vede impegnato quotidianamente nel lavoro. Lavoro io presso il Centro Nazionale di Documentazione per l'Infanzia e l'Adolescenza di Firenze, che si occupa, tra i vari servizi, quello proprio di catalogare norme che trattano a 360 gradi tutto ciò che concerne la giurisprudenza e le norme in materia di diritti e tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Quindi una delle attività con la quale mi sono confrontato e quotidianamente mi vedo impegnato è questa qua. Da questa attività mi è venuta appunto l'idea di farci un lavoro che mi ha visto impegnato appunto è stata la tesi del mio master, sostanzialmente a cui faceva prima riferimento la professoressa, e che mi ha portato a fare uno studio su come potrebbe essere potenzialmente l'indicizzazione per soggetto di atti normativi. Non quindi la risorsa che tratta di un atto normativo, ma presa così la norma e trattarla a 360 gradi come se fosse una risorsa bibliografica a tutti gli effetti, con alcune considerazioni che mi hanno portato appunto a maturare alcune idee in merito, che adesso vi mostrerò. Questo si basa soprattutto su questo principio, oggi è stato ampiamente detto, il fatto che appunto l'indicizzazione per soggetto è possibile per ogni tipologia di risorse e quindi anche nei confronti dell'atto normativo. La prima domanda alla quale ho risposto io per prima e vorrei appunto farvi riflettere a voi è: perché descrivere gli atti normativi? Nell'ecosistema di una biblioteca, appunto, l'atto normativo, come ho detto poc'anzi, potrebbe essere trattato come una risorsa a tutti gli effetti e quindi come tutte le risorse presenti in un catalogo degne di avere un accesso semantico che consenta la ricerca per tema o per argomento, quindi da una stringa di soggetto ottenere un accesso all'atto in sé per sé. Questa forma di indicizzazione, che potrebbe sembrare molto appunto particolare, può rivolgersi soprattutto a un'utenza specifica, quindi il giurista, lo studente di materie giuridiche o il cittadino. Però comunque nulla toglie, e l'esperienza lavorativa mi ha insegnato che questo è un tipo di servizio che può risolvere e può soddisfare il bisogno informativo di chiunque può avere bisogno di sapere quali norme vi sono su un dato argomento. Quali sono le tipologie di atto che è possibile catalogare? L'atto normativo è un atto che come risorsa è già particolare di per sé. Vanno considerati alcuni parametri diversi. Il primo parametro che va preso in considerazione è l'ambito territoriale, perché è importante, perché l'ambito territoriale fa capire quali sono gli effetti che l'atto ha su un determinato territorio. Quindi possiamo dire che in alto possiamo vedere tra le tipologie vi sono commenti generali, decisioni, pareri o raccomandazioni, risoluzioni che potrebbero essere emanate dall'ONU e i suoi organi che lo compongono o dal Consiglio d'Europa. E qui siamo in un ambito internazionale. Nell'ambito europeo possiamo avere atti normativi analoghi che però fanno, diciamo, sentire i propri effetti giuridici soltanto all'interno dell'Unione Europea. Se scendiamo a livello nazionale abbiamo appunto decreti legge, decreti legislativi, decreti ministeriali, i decreti del Presidente della Repubblica e le leggi. L'analisi potrebbe appunto scendere a cascata fino a livello particolare. Io mi sono spinto fino alle deliberazioni, leggi regionali e regolamenti regionali, ma nulla vieta che potrebbe essere applicato lo stesso sistema anche a una banale delibera del Consiglio Comunale. Prima di passare al cuore del mio intervento, appunto la parte semantica, alcune piccole considerazioni su come inquadrare l'atto normativo tra le entità del modello IGLRM. Quindi in questo senso opera, è possibile identificare il concetto di opera con il testo della norma nella sua interezza. Per interezza intendo sia l'atto normativo ma gli allegati che spesso compongono l'atto normativo in sé.
Espressione è il testo della norma che viene appunto catalogata dalla biblioteca che si accinga a fare questo tipo di servizio, espressa nella lingua ufficiale dell'organo che la emana. Va da sé appunto che un atto dell'ONU avrà come lingua ufficiale l'inglese e le altre lingue riconosciute ufficiali, un decreto ministeriale avrà come lingua ufficiale l'italiano. La manifestazione solitamente è il file o la pagina web che ne contiene il testo. A livello di manifestazione si attesta una grande eterogeneità, soprattutto se si va all'ambito regionale, perché si può trovare banalmente così il formato PDF o zippato o una bella pagina appunto presa da una banca dati, e questo dispone appunto in base alle disponibilità economiche e di organizzazione che ogni regione o che ogni ente amministrativo ha. Da un punto di vista più descrittivo, possiamo considerare che il creatore della norma è sostanzialmente l'organo che emana l'atto. Nell'esempio che vi propongo, qui è un decreto ministeriale, appunto, quindi il creatore sarebbe il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca. Il titolo preferito dell'atto normativo potrebbe essere sostanzialmente identificato con la forma comune che l'atto normativo ha quando si parla, quindi nella giurisprudenza o negli atti che parlano di questo atto viene citato in questo modo, quindi la forma più comune che prevede l'abbreviazione DM, l'anno di emanazione e il numero dell'atto. Ciò che i giuristi chiamano appunto epigrafe, che sarebbe il titolo vero e proprio dell'atto normativo, può essere trattato a livello bibliografico come complemento del titolo, che consente comunque di identificare la risorsa, ma che potrebbe essere un canale non appunto di prima ricerca. Magari chi cerca un atto normativo cerca subito appunto sul titolo preferito, quindi sulla forma di citazione più comune. Qual è il soggetto della norma? Cercherò adesso di mostrarvi come è possibile creare stringhe di soggetto declinandole sulle tre forme di indicizzazione per soggetto conosciute. La prima appunto sarebbe sulla buttoness, che va a dirci, va a rappresentare mediante una stringa di soggetto qual è il precetto della norma. Per precetto ci tengo a specificare, bene dirlo, che si tratta del tema di cui la norma tratta o la regola o il divieto che la norma impone di osservare. Spesso l'atto normativo contiene al suo interno diversi, diciamo, ambiti tematici o diversi temi, e quindi se vi sono più temi è bene che ogni tema sia rappresentato con la propria stringa di soggetto. L'esempio qua che vi ho portato è abbastanza chiaro. In alto abbiamo una risoluzione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, il cui contenuto concettuale è rappresentato in maniera completa ed esaustiva con la prima stringa, con una sola stringa di soggetto. Nel secondo caso abbiamo una deliberazione della giunta regionale che, appunto, come si evince dall'epigrafe, tratta due temi che sarebbero stati appunto non rappresentati da una sola stringa. Questo ha reso necessario le due stringhe, uno sui programmi delle scuole in Toscana, l'altro che rappresenta concettualmente le dimensioni dei distretti scolastici in Toscana. L'altra forma è sulla ISNES. La ISNES, appunto, non lo sto a ripetere, rappresenta ciò che l'atto è. E all'interno di un catalogo, quando la norma si trova a dover convivere con altre risorse bibliografiche o meno, può fare la differenza. Perché? Rappresenta o può rappresentare l'unico elemento che può consentire all'utente di distinguere una norma che tratta di quell'argomento piuttosto di un'altra risorsa che tratta il medesimo argomento. Quindi già scorrendo le stringhe di soggetto, se venisse rappresentata la ISNES, è possibile già soddisfare due delle funzioni utente, ossia selezionare la risorsa e identificarla già dalle stringhe, dalla lista delle stringhe di soggetto. Ecco l'esempio. Nel primo caso, appunto, l'accesso consentito dalla prima stringa è una risorsa che tratta della valorizzazione dei beni culturali in Italia. Nel secondo caso, invece, come si evince dall'enunciato, che dice che questo è un decreto ministeriale che tratta della valorizzazione dei beni culturali in Italia. È lo stesso tema, però diverso l'accesso, perché in questo modo va a esplicitare appunto la ISNES e quindi dichiara subito all'utente che l'accesso è a un decreto ministeriale su quell'argomento. L'ultima forma sarebbe sulla OFNES. OFNES sostanzialmente, che appunto, come è stato detto, è in questo caso ho preso in prestito dalla descrizione semantica appunto
per risorse iconografiche, però ho cercato di applicarla in maniera appunto così sperimentale all'atto normativo. Sarebbe appunto un accesso semantico appunto creato per far emergere ciò che la norma concettualmente rappresenta. Perché? Dall'esperienza mi è tornato utile, mi sono reso conto che spesso l'atto normativo dichiara delle cose che poi al suo interno non vengono appunto dichiarate subito, ma che potrebbero essere rilevanti sia per l'utenza, ma soprattutto per chi vuole fare ricerca. Quindi in questo modo è bene creare un'ulteriore stringa di soggetto che vada a rappresentare un tema rilevante, ma non intuibile immediatamente dall'utente, ma che potrebbe essere appunto una potenziale chiave di ricerca. L'ultimo esempio è questo qua, è una legge appunto che tratta disposizioni a favore per l'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia mediante l'ammissione alle società sportive. Nel primo caso abbiamo l'esempio costruito sulla Bausness. L'enunciato ci dice che questa è una legge che tratta dell'ammissione alle società sportive dei minori stranieri residenti in Italia. La stringa appunto costruita rappresenta questa appunto Bausness. Però qual è lo svantaggio di questa stringa? Che è poco prevedibile che un utente possa cercare questa, diciamo, stringa. Quindi la seconda stringa costruita sulla Offness si costruisce su questo enunciato che dice che questa è una legge il cui contenuto è rilevante per il tema dell'integrazione sociale dei minori stranieri residenti in Italia. La seconda stringa, quindi, pur non essendo costruita sulla Bautness, ma sulla Offness, permette di ampliare l'accesso e il recupero in sede di ricerca della norma. Grazie per l'attenzione. Grazie a te. Grazie davvero.